Baratucciat è un vitigno che si conosce da oltre due secoli. È citato nei bollettini ampelografici del 1877, editi da Casa Savoia per l'occasione, quando ha fatto il censimento di tutte le sue vigne, ed era già citato il Baratucciat come vitigno a Bassa Bianca, originario di Almese, Bassa Valsusa, Almese, Villarbassa, Vigliana, Buttigliera. E poi si erano perse le tracce perché, secondo me, questo è dovuto a due grossi fattori. Uno, l'abbandono della campagna in senso generale e delle vigne in senso stretto negli anni 60-70, quando con le nostre piccole rivoluzioni industriali è diventato più comodo per popolazioni, soprattutto contadine, diventare operaie e diventare terziario con evidentemente il susseguirsi dei cambiamenti economici, per cui c'è stato l'abbandono delle campagne. Il Baratucciat era sparito, non ce n'era più, a memoria tutti ce lo ricordavamo, mio nonno parlava del Baratucciat, mio padre parlava del Baratucciat, però nelle vigne che noi abbiamo estirpato negli anni 60 il Baratucciat non c'era già più. La riscoperta come è venuta? È venuta perché un signore mio amico e compaesano, che si chiama Giorgio Falca, che purtroppo da qualche anno non c'è più, aveva nel cortile di casa la classica toppia alla piemontese, la pergola, con questa immensa ombreggiatura del cortile dato dalla vite di Baratucciat, vite che aveva un diametro di circa almeno 20, quasi 20 centimetri, vite storiche nel cortile di casa sua, antefillossera che aveva piantato suo nonno agli inizi del Novecento. Il buon Giorgio Falca parte e se ne va alla facoltà di Agrelle di Grugliasco, che per nostra fortuna non è molto distante, se ne va con grappolo e tralcio, bussa alle porte a cui doveva bussare, viene ricevuto: oh signore, questo è il Baratucciat, ah sì, il Baratucciat lo conosciamo. Si prendono a cuore la questione, tanto il CNR che la facoltà di agraria, in tre anni vanno avanti le ricerche ampelografiche dove si stabilisce che questo vitigno è unico, non ha parenti, non ha figli, non ha cugini, non ha affini, e questo aumenta il suo valore, e parallelamente vengono condotte le prime sperimentazioni in cantina di vinificazione di questo vino presso la cantina sperimentale dell'università del Bonafus di Chieri. Dopo tre anni di lavoro il prodotto finale che ne viene fuori è questo, Baratucciat vinificato in purezza. Da allora in poi comincia la storia del Baratucciat. Io me ne sono innamorato perché ho avuto l'occasione di assaggiare la prima bottiglia con l'occasione del vernissage di inaugurazione di questa nuova scoperta, folgorato sulla via come San Paolo sulla via di Damasco. Ho messo giù la prima vigna nel 2007, che è quella nella quale ci troviamo adesso. Chi avrà l'occasione, la fortuna o il piacere di assaggiarlo scoprirà che la sua caratteristica principale è la freschezza, i profumi e la sapidità, tant'è che i più appena lo assaggiano, se non racconti a loro questo è un vitigno piemontese, si chiama Baratucciat, pensano subito a un bianco o valdostano o alto tesino.